Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, ancora un assalto ad un'azienda di preziosi dell'Aretino. L'ultimo colpo è stato messo a segno a Badia Alpino. 700.000 euro, a tanto ammonta il bottino dell'ultimo assalto ad un'azienda di preziosi dell'Aretino. Una rapina alla luce del sole e all'Italiana Oro a Badia Alpino, azienda specializzata nella raffinazione di metallo prezioso. L'aggressione è avvenuta all'interno del piazzale. Le vittime, il titolare di 82 anni ed una dipendente, stavano infatti trasferendo delle verghe d'oro quando i malviventi gli hanno spruzzato in faccia lo spray urticante, intossicandoli. Poi la fuga in sella ad uno scooter con 15 kg di metallo prezioso, materiale ancora grezzo. Un colpo studiato nei minimi dettagli. I malviventi, almeno due a volto coperto, hanno infatti agito conoscendo bene le abitudini degli orafi, che sono stati assaliti con estrema sicurezza nonostante l'orario diurno. Sul posto i carabinieri che conducono le indagini e un'ambulanza per soccorrere le vittime sottoposte ad accertamenti medici. Al vaglio degli inquirenti adesso le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare responsabili che sono riusciti a scappare tra le numerose strade secondarie di quella zona. Il colpo è stato messo a segno a poche settimane di distanza dall'assalto milionario alla Castoro di Castiglionfibocchi e un mese da un altro furto in un'azienda di Anghiare. Il distretto Orafo Aretino negli ultimi mesi infatti è finito più volte nel mirino dei malviventi. Quasi ogni settimana subiamo o un furto, un tentato furto o una rapina. Io credo che sia giunto il momento di ricevere un segnale forte da parte dello Stato. E adesso torniamo a parlare dell'omicidio di Viale Giotto. Ieri, il giorno dell'ultimo saluto, a Serenella Mugnai, la donna di 72 anni, malata di Alzheimer, uccisa dal marito Alessandro Sacchi lo scorso 21 giugno. L'ottantenne si trova in carcere dal giorno del delitto e i legali da subito si erano mossi per cercare una soluzione alternativa per l'anziano. Lunedì, davanti al giudice Cascone, è in programma l'interrogatorio. Sacchi sin ad ora si era avvalso della facoltà di non rispondere e adesso racconterà la sua verità. Gli avvocati poi chiederanno i domiciliari per lui in una RSA. È stata infatti individuata a Monte San Savino, una struttura dove l'uomo potrà essere sorvegliato per scongiurare così episodi autolesionistici. Ed ancora cronaca, a giugno un incendio aveva interessato due appartamenti in località Levane Alta nel comune di Montevarchi. Le strutture vennero dichiarate inagibili e adesso sono stati individuati i responsabili. Si tratta di tre minorenni. Le indagini dei vigili del fuoco di Arezzo, la sezione di polizia giudiziaria e i carabinieri di Levane. Un incidente invece si è verificato questa mattina al crossodromo di Pietraia, una frazione alle porte di Cortona. I mezzi dell'emergenza urgenza sono intervenuti alle 9:30 a seguito dell'accaduto. Un uomo di 55 anni è stato trasportato in codice 3 all'ospedale delle Scotte in seguito alle ferite riportate dopo una caduta di moto. E adesso voltiamo pagina, proseguono le celebrazioni dell'80° anniversario dell'eccidio nazifascista di Civitella, Corni e San Pancrazio del 29 giugno 1944. Questa mattina le celebrazioni appunto nel borgo della Valdichiana, alla presenza anche dell'ambasciatore tedesco in Italia. È un giorno particolare, è un ricordo indimenticabile. Ci sono alcune cicatrici che si cancellano. Questa non si cancellerà mai. Io ero qui quella mattina, a quest'ora si scappava. Passi, spari, urla, morte, sangue, fuoco, odore di bruciato. Fu una giornata di sangue, di orrore, perché poi tutte le case in fiamme, tutto distrutto. Era il 29 giugno del 1944 quando i nazisti tra Civitella in Valdichiana, Corni e San Pancrazio uccisero 244 persone, donne, uomini e bambini. Una delle pagine più drammatiche della storia italiana. Ad 80 anni di distanza, il comune di Civitella in Valdichiana ricorda quell'eccidio e le sue vittime. Le
celebrazioni dell'80° anniversario erano iniziate lo scorso 25 aprile con la visita ufficiale a Civitella in Valdichiana del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un giorno di ricordo, un giorno in cui commemoriamo quelle che sono le nostre vittime, ma è un giorno in cui vogliamo mandare un messaggio di pace, un messaggio di speranza, soprattutto al futuro. Il Presidente della Repubblica il 25 aprile ha detto: senza memoria non c'è futuro. Ecco, la memoria la costruiamo anche con eventi, con celebrazioni, quindi abbiamo un dovere di portare avanti la memoria e un dovere di andare poi a tramandare quello che è un messaggio di pace alle nuove generazioni. Lo facciamo attraverso il ricordo e quindi abbiamo tanto tanto da lavorare, soprattutto su questo tema. Eravamo all'interno di un percorso, questo percorso finalmente si è dimostrato positivo, ha raggiunto il suo obiettivo, quello di un Presidente della Repubblica che è venuto qui e attraverso la celebrazione del 25 aprile ha reso onore ai morti di Civitella, ai martiri di Civitella e ovviamente a tutti coloro che sono caduti per ridarci libertà e dignità in questo Paese. Questa mattina la deposizione di corone d'alloro ai monumenti ai martiri di Civitella nei luoghi delle stragi. Quanto è successo è stato un evento che ci riempie di profonda vergogna ancora oggi e l'ambasciata deve essere che noi oggi dobbiamo ricordarci assieme noi come italiani, tedeschi ed europei e dobbiamo avviare il percorso della conciliazione e della pace. È stata anche inaugurata la mostra fotografica internazionale dal titolo Contro l'oblio, a cura di Luigi Toscano, artista dell'UNESCO per la pace 2021, una mostra visitabile sino al 21 luglio 2024, esposta per la prima volta in Italia. Torniamo in città, in via Fiorentina, ieri un presidio di protesta delle opposizioni in consiglio comunale. In piazza sono scesi anche residenti e commercianti. Tantissimi cittadini e cittadine che sono venuti in piazza per conoscere prima di tutto il progetto, perché la cosa interessante e direi grave è che molti cittadini sono venuti e non sapevano che progetto l'amministrazione stava per realizzare. Sono scese in strada le opposizioni in consiglio comunale per far sentire la propria voce. Un presidio di protesta organizzato da PD, Arezzo 2020 e Movimento 5 Stelle, con la partecipazione anche di residenti e commercianti in via Fiorentina, proprio dove dovrebbe sorgere la nuova rotonda. Io penso che una cosa così è grossa, non può garantire assolutamente che non ci siano dei blocchi, che non ci siano delle ulteriori chiusure e per noi un'ulteriore chiusura sarebbe veramente una condanna a morte. C'è un enorme difetto di comunicazione, non hanno nessuna voglia di parlare con i cittadini e con i commercianti, stanno spendendo delle cifre esorbitanti ma sono nostri soldi. Cittadini e cittadine che ci chiedono perché da 2 milioni di costo dell'opera viene a costare 10 ed è la domanda che facciamo anche noi alla Giunta. Per questo chiederemo l'istituzione della commissione d'inchiesta e manderemo tutto alla Corte dei Conti. I lavori che inizialmente avevano un costo di 1,5 milioni sono adesso lievitati a 10 milioni di euro, suscitando così preoccupazioni e scontento, dito puntato anche contro i ritardi. Certo, sono già allungati perché da piani questa rotonda deve essere già finita da tempo, invece siamo ancora in pratica agli inizi, non sappiamo quando finirà e questo lo consideriamo un grave danno nei confronti dei cittadini. Un'opera necessaria, questo lo ripetiamo, però non a questi costi e non con queste tempistiche. Invitiamo quindi i cittadini per discutere della rotonda di Fiorentina alla richiesta che abbiamo fatto di un consiglio comunale aperto che dovrà tenersi entro il mese di luglio. Crediamo che la partecipazione anche in quell'occasione della cittadinanza per fare le proprie rimostranze e dire la propria sia molto importante. Sono quasi 14.000 le domande presentate per il bando Nidi Gratis 2024-2025. Per la precisione sono stati 13.911 nuclei familiari a presentare la richiesta di contributo per la frequenza gratuita di servizi per l'infanzia nella fascia 0-3 anni. Il bando per il secondo anno di operatività della misura si è chiuso ieri sera ed era stato aperto lo scorso 29 maggio. Adesso gli uffici regionali procederanno alla verifica dell'idoneità delle domande presentate. Possono infatti accedere le famiglie con ISEE inferiore ai 35.000 euro. Le risorse messe a disposizione per l'ente intervento ammontano a 40 milioni.
Ad Arezzo invece una nuova edizione del percorso formativo professionalizzante post diploma della Fondazione ITS Energia Ambiente, dedicato alla formazione di Energy Specialist per l'Industria 5.0. Si chiama Energy Industry Specialist, è rivolto appunto a formare una figura professionale centrata sull'energia, sulla sostenibilità, un energy manager che in senso trasversale può contribuire alla gestione delle imprese aretine, che si tratti di industria orafa, industria meccanica o elettronica. La Fondazione ITS Energia ed Ambiente propone così un nuovo corso ad alta specializzazione tecnica e tecnologica post diploma nel capoluogo aretino. L'obiettivo è infatti quello di formare figure professionali altamente qualificate con competenze innovative e tecnologiche per la sostenibilità energetica dell'industria 5.0. Una figura specializzata di cui oggi c'è bisogno in tutte le aziende, perché il tema energetico è rilevantissimo non solo e non tanto per i consumi, per l'efficienza, ma anche per la tutela dell'ambiente. È un biennio in cui ci si forma su dei corsi progettati dalle stesse aziende, quindi la formazione è offerta gratuitamente per 2 anni, svolgendo una parte di aula, di lezioni classiche, una parte di laboratori e una parte di esperienza in azienda. Il 90% dei nostri ragazzi trovano un posto di lavoro e diciamo si affermano professionalmente. Ma siccome la tecnologia è molto rapida, ha un processo di cambiamento e di obsolescenza velocissimo, richiede quindi all'uscita dalla scuola un percorso formativo tipo ITS che ti permette di arrivare quantomeno preparato come, diciamo così, come metodologie, come informazioni di base a un percorso che poi continuerà in azienda. Quindi è assolutamente necessario che i ragazzi di oggi inizino un percorso di tipo ITS per essere impiegabili. Per il prossimo anno la Fondazione, grazie ad importanti risorse PNRR, ha in programma di realizzare spazi formativi laboratoriali presso le sedi aziendali. Ci aspettiamo chiaramente un positivo sviluppo della cosa, che atteso a giorni, per poter dare seguito e quindi poter creare questo polo di formazione sull'idrogeno, quindi dalla sua generazione con aziende, con collaborazioni di aziende valtiberine, alla sua compressione, al suo trasporto e alla sua decompressione messa in uso. Il prossimo 11 luglio l'Open Day ad Arezzo alla Casa dell'Energia per presentare i programmi e le opportunità dell'offerta formativa in partenza. Questa mattina nei locali dell'ITIS Enrico Fermi di Bibbiena, dove è conservato Elea 9003, il primo computer commerciale a transistor prodotto in Italia, si sono trovati per una visita guidata 35 olivettiani provenienti da tutta Italia. Oggi è la ricorrenza della morte di Mario Ciu, che è il progettista dell'Elea 9003. E quindi faremo un convegno online con Ivrea, dove ci sono delle persone, anche dei politici, dei parlamentari, per questa manifestazione che credo sia stata organizzata dalla Fondazione Olivetti. E quindi noi ci collegheremo online, faremo vedere la macchina, noi vedremo loro e poi faremo partire anche dei filmati che abbiamo fatto e parleremo di questa macchina per spiegare alle persone che saranno presenti su Ivrea cosa stiamo facendo con l'associazione Elea ITS. Qui a Bibbiena abbiamo l'unico computer a livello nazionale che è ancora esistente e al 50% funzionante, e per me è un grande onore rappresentare la nostra amministrazione in quanto risulta ad essere un forte simbolo di cultura e di innovazione per il nostro territorio. Ecco, questo dovrebbe essere anche da stimolo per i nostri giovani, in quanto anche nelle piccole realtà come quelle del Casentino possono appunto esserci delle innovazioni e fungere da sostegno e supporto per le innovazioni e per i nostri giovani. Ci sono un certo numero di persone che sono qui nel visitare la macchina e sono quasi tutti ex dipendenti Olivetti che sono stati contattati e sono stati chiamati da me per poter fare questa visita, e il giorno scelto è stato questo perché con il fatto che c'è il convegno con Ivrea mi sembrava giusto riunire le due cose.
Si è invece conclusa la raccolta fondi di Roberto Russo, il papà coraggio aretino che da anni si batte per cercare una cura alla malattia rara che ha colpito anche sua figlia. Mito Fusina 2, un progetto da divulgare, un progetto importante, un progetto di solidarietà e come dice Roberto, il papà coraggio, sempre con il sorriso e avanti tutta! Non si sente un papà coraggio Roberto Russo, ma sicuramente la scommessa per aiutare sua figlia non solo è stata vinta, raccogliere e consegnare 100.000 euro al progetto Mito Fusina 2. Io credo che ogni genitore per i figlioli in qualche modo possa fare qualcosa. Io l'ho fatto in questo modo e l'ho fatto anche a livello mio personale per un attimino sciogliere la tensione, è una cosa che mi ha aiutato tanto, sia a me che poi alla fine anche la ricerca. Un progetto nato nel marzo 2018 per sostenere la ricerca su una malattia rara che ha colpito una delle sue figlie, Gaia. Si tratta della malattia di Charcot-Marie-Tooth di tipo 2A, una neuropatia nella quale i muscoli della parte inferiore delle gambe si indeboliscono e riducono. Di per lì quando ce l'hanno detta non avevo ben capito cosa fosse, perché comunque si trattava di una cosa, sembrava in modo lieve, invece poi alla fine non era così e quindi ci siamo proiettati al futuro capendo piano piano dove si arrivava e da là ancora più spinto ho avuto per poter non starmene su un divano aspettare che chiamasse qualcuno, era uscito qualcosa, quindi bisogna reagire per forza perché sennò entri in un vortice che non esci più. E devo dire che Gaia comunque è stata lei a darci più che altro più forza, lei che prima lei è stata che noi, insomma. E quindi vedendo lei serena, sorridente e tutto quanto, allora io sono partito, dico, anche se lei sinceramente non ne vuole sapere niente di tutto quello che faccio, perché quindi faccio tutto da me, diciamo. 6 anni fa, così Roberto, giovane babbo che vive nel basso casentino, ha iniziato ad organizzare iniziative per raccogliere fondi, un percorso non facile frenato dagli anni della pandemia. Ma la battaglia non si è mai fermata. Per portarla avanti ha ideato i braccialetti per il progetto Mito Fusina 2, diventati subito virali. Poi la nascita dell'omino dei selfie, donato da un famoso grafico, ed ancora il profumatore per auto. L'omino del selfie non si ferma mai, anche durante le feste. Consegne. Mi sono inventato alcune cose dai famosi braccialettini Mito Fusina, che nel giro di 40 giorni ne sono stati venduti oltre 1700, richiesti in tutto il mondo, quindi è stato veramente susseguirsi di come si può dire, tutte le persone che lo vedevano, insomma, alla fine si sono appassionate. Da là sono iniziate tante altre iniziative, dalle Abre Magique, magliettine, cappellini, insomma. Tutto quello che poteva fare si faceva, la gente rispondeva. Come la spieghi questa vicinanza? Me la spiego perché comunque è una storia vera, è una storia vissuta dal paese e vedendola crescere tutto quanto e poi vedendo realmente dove andavano a finire questi soldi, la gente lo fa molto volentieri. Adesso finalmente è stata raggiunta quota 100.000 euro, tra l'altro ad un mese di distanza da un altro traguardo raggiunto da Gaia, la maggiore età. Tutto è stato così festeggiato con uno spettacolo di danza che ha coinvolto tutte le scuole della provincia, Dance for Gaia. I must confess, I still believe, still believe. I fondi raccolti sono stati destinati al Centro Studi Dino Ferrari, che porta avanti la ricerca sulla malattia rara che ha colpito anche Gaia. Dove dei ricercatori stanno cercando una terapia per provare a vedere se si riesce a trovare appunto una terapia per riuscire a bloccare questa malattia, che è una malattia neuromuscolare degenerativa e complessa appunto perché è rara. Quindi, però in questi 6 anni abbiamo fatto dei bei passi, si spera appunto che nel primo tempo possibile si possa iniziare con qualche terapia, è quello che ci auguriamo tutti. Qual è l'augurio che ti fai per tua figlia? Di essere felice, basta, è importante che sia felice, dopo il resto mi importa. E adesso la pagina dello sport, la scuola basket, Arezzo comunica l'ingaggio del centro Maat Kader Mama, proveniente dalla Fortitudo Messina, con cui ha disputato l'ultimo campionato di Serie B, viaggiando a 9.5 punti e 7 rimbalzi a partita. Classe 2004, è alto 2,13 m, con ampi margini di crescita e pronto ad entusiasmare il pubblico del Palasport Estra con le sue giocate acrobatiche.
Per quanto riguarda il calcio femminile, l'Under 17, l'Arezzo Calcio Femminile, si è scontrata contro la Juventus nelle Final Four di San Benedetto del Tronto. Le bianconere si sono imposte per 2-3, ma si è fatto sentire anche il carattere delle ragazze Amaranto. Sotto di 3 reti alla fine del primo tempo, sul finale hanno addirittura sfiorato la clamorosa rimonta. Domani l'Arezzo Calcio Femminile sarà impegnato nella finale terzo-quarto posto contro la Roma, sconfitta per 5-0 contro l'Inter nell'altra semifinale. L'appuntamento è dunque per domani alle ore 10. Questa per stasera è l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.